Intanto buonasera a tutti, benvenuti a questo settimo incontro del nostro percorso di formazione. Questa sera doveva esserci anche Don Nicola, ma purtroppo non sta molto bene oggi, quindi ecco, mi ha chiesto anche di portarvi i suoi saluti. Lo ringrazio perché ci ha messo a disposizione la parrocchia, la chiesa, per tenere questo incontro che è sia biblico che liturgico. E ringrazio anche Chiara Grillo che è con noi questa sera, che ci introdurrà questo tema. Questa sera il tema è i salmi e i cantici biblici, il creato loda il creatore. Ecco, all'interno del nostro percorso abbiamo pensato anche di affrontare questa tematica. Cercherò di farlo da solo, però ecco, anche vi chiedo davvero l'ascolto e soprattutto è un momento anche di meditazione perché parleremo ecco, della scrittura. Mettiamoci insieme in ascolto del Signore. E iniziamo ascoltando anche un bellissimo salmo che è stato musicato dai Gen Rosso nel loro CD, nel loro album Svegliamo l'Aurora. Ecco, proprio hanno voluto mettere in musica e cantare diversi salmi. Stasera ne ascoltiamo un paio, grazie a Chiara. Prego. Thank you.
Questa sera vogliamo proprio cercare, a cominciare dalle fonti della nostra fede, quali sono le sorgenti del canto, perché è così importante nella nostra vita cristiana, nella nostra vita quotidiana, elevare a Dio dei canti di lode, dei canti di supplica, come quello che abbiamo ascoltato, che era una supplica al Signore: prenditi cura di me. Potremmo dire che in fondo dietro ogni nostra preghiera rivolta a Dio ci sia questa domanda, ci sia proprio questa richiesta di aiuto. Allora, ecco, nella scrittura ci sono le sorgenti che ispirano la preghiera, che ispirano il canto. Se ci pensiamo bene, ecco, la scrittura è una grande storia, la storia più grande che sia mai stata scritta, perché inizia dalle origini del mondo e racconta la vita dell'umanità nella sua relazione con Dio e nella sua relazione con il creato. Quindi comprende tutto e tutti, comprende infinite storie, e non solo del passato, ma anche è una parola che ci parla del presente e anche del futuro, perché ci invita a rivolgere lo sguardo anche fino alla fine dei tempi. Noi potremmo dire che è la storia dell'umanità dalle origini alla sua fine, o meglio al suo compimento, al suo fine. Però la scrittura non è solo un racconto, non è solo una storia, perché ci sono dei momenti in cui il ritmo del racconto si interrompe e troviamo dei canti, troviamo delle espressioni di lode, delle suppliche. Cioè non si parla più soltanto in terza persona, ma si dà del tu a Dio. Cioè ci sono dei dialoghi, le preghiere, i cantici. E c'è questa coscienza nel popolo di Israele, dalle origini, che la sua storia si svolge davanti a Dio, che ne è protagonista. E quindi, ecco, se ripercorriamo tutta la scrittura, troviamo tanti momenti, tante tappe, in cui il racconto non si può sviluppare normalmente, ma deve avere come dei momenti, dei vertici, dei momenti in cui la storia si interrompe per fare spazio alla preghiera, quando si percepisce un intervento di Dio in modo forte, in modo chiaro. Allora il popolo non può semplicemente continuare il racconto, si deve fermare per lodare il Signore per quello che ha fatto. Oppure quando il popolo si sente in grande difficoltà, non può raccontarla questa sofferenza, la deve dire a chi può intervenire. E allora c'è una domanda rivolta a Dio. E potremmo dire che anche il creato partecipa di questa, come dirà San Paolo, di questa supplica. Tutto il creato attende questa manifestazione di Dio piena. Ecco, allora se ripercorriamo un po' la scrittura, sarebbe bello, e ci vorrebbe tantissimo tempo, trovare tutti questi momenti, queste tappe della storia in cui ci sono delle aperture al dialogo con Dio. Ma questi sono proprio i cantici biblici, i salmi, i cantici, che sono sparpagliati un po' in tutta la scrittura, quasi in tutti i libri della Bibbia. Il primo grande cantico si trova nel libro dell'Esodo. E se voi ci pensate bene, la prima volta che questo popolo di Israele si rivolge a Dio, non si rivolge con un canto, ma con un grido, perché si dice nel capitolo 2 del libro dell'Esodo che il popolo di Israele soffriva per l'oppressione, per la schiavitù nell'Egitto, e gridava verso Dio. E poi si dice che Dio ascolta questo canto, questo grido, si commuove e scende per liberare questo popolo. Ecco, il primo momento in cui nasce il popolo di Israele nasce con questo grido verso Dio. Ecco, chiede al Signore di intervenire. E nel momento in cui si accorge davvero di quello che il Signore sta facendo e che ha fatto per liberarlo,
Allora, ecco, c'è veramente un grande canto, il cosiddetto cantico del mare, nel capitolo 15 del libro dell'Esodo. Ecco, dopo l'attraversamento del mare, quando Israele vide ciò che il Signore aveva fatto, che cioè aveva lasciato passare il suo popolo in mezzo al mare, mentre i cavalli e i cavalieri egiziani sono stati travolti, allora il popolo temette il Signore, credette in Lui e in Mosè suo servo. E allora, dice il testo dell'Esodo, Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato in mare. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. E continua così. Poi si dice anche che gli Israeliti presero tamburelli, presero strumenti musicali e tutto il popolo si mise a cantare. Ecco, la salvezza viene cantata. Ecco, questo è bello. E quando, ecco, Israele si accorge che ormai è libero finalmente, definitivamente, da questa schiavitù, ecco, esprime questa liberazione con il canto. Perché vogliamo, ecco, percorrere questo cammino? Per capire anche noi qual è il senso del nostro canto nelle celebrazioni. Per esempio, ecco, questo canto del mare noi lo cantiamo nella notte di Pasqua. E per noi ha un significato in più, non è soltanto il ricordo di quello che il Signore ha compiuto per gli ebrei liberandoli dall'Egitto, ma è la vittoria di Cristo sulla morte. Allora noi facciamo nostro il cantico del mare, ecco, celebrando la grande liberazione che è per noi, ecco, che Cristo ci ha liberati dal peccato e dalla morte con la sua risurrezione. Andando un po' avanti, ecco, però ci accorgiamo che il popolo di Israele subito comprende una cosa, che il Dio che lo sta liberando è il Dio creatore di tutte le cose, perché ha potere sulla natura, sul creato. È riuscito ad aprire il mare. Questo solo colui che ha creato il mare e la terra può farlo. Allora, fin da subito, la preghiera di Israele si rivolge a Dio che lo ha salvato, che è lo stesso Dio creatore del mondo, di tutte le cose. E questo è importante perché troviamo quasi in tutte le preghiere, in tutti i salmi, in tutti i cantici, questo riferimento al Dio salvatore e al tempo stesso creatore. Ecco, in tutte le preghiere di Israele c'è questa fede: il suo Dio salvatore è il Dio che ha creato tutte le cose. E lo aveva sperimentato anche in Egitto durante le piaghe, quando sono stati proprio, ecco, le creature ad essere usate in un certo senso da Dio come strumenti per colpire l'Egitto. Allora Israele comincia a comprendere che, ecco, il creato è al servizio di Dio, a servizio della sua opera. C'è un altro cantico, andando un po' più avanti, nel libro del Deuteronomio, il cantico di Mosè. Poco prima di morire, Mosè dice al suo popolo queste parole, con un canto. Dice, non dimenticate le opere del Signore. Ecco, ricordate tutto quello che ha fatto per voi. Perché altrimenti il popolo rischia di cadere nell'ingratitudine, di non ricordare più chi è, dove è nato, quello che ha fatto il Signore. Ecco, il canto come memoriale. E dice Mosè al suo popolo, dice, interrogate gli anziani, fatevi raccontare le opere che il Signore ha compiuto nei tempi antichi, che come lo ha preso come sua d'aquila, lo ha portato al largo, lo ha nutrito nel deserto, gli ha dato il cibo, la manna, ecco, tutti i benefici che questo popolo ha ricevuto dal Signore. Devono diventare un canto, una celebrazione continua, un memoriale, un rendimento di grazie, perché deve mantenere viva la fede di questo popolo. Ecco, allora il canto come un memoriale,
un canto che viene tramandato, trasmesso di generazione in generazione per mantenere viva la fede, l'identità del popolo di Israele. Andando ancora avanti, adesso cerchiamo di percorrere almeno alcuni testi molto belli, sarebbe davvero bello trovarli un po' tutti, ma ovviamente ci vorrebbe tanto tempo. Ecco, c'è un canto un po' particolare che si trova nel libro dei Giudici ed è cantato da una donna, il cantico di Deborah, che loda il Signore perché ha liberato il suo popolo da un nemico che rischiava di invadere Israele, che era appena entrato nella terra promessa. Ecco, invece lei loda il Signore perché attraverso una donna, ecco, aveva ucciso il capo comandante dell'esercito nemico. E perché questo canto è importante? Perché se è stata una donna, che non era sicuramente una guerriera, a riuscire in questa impresa, allora era evidente che era un'opera di Dio, che agisce per mezzo anche delle donne, dei deboli, e dona la vittoria al suo popolo. Attraverso quella donna il Signore aveva salvato il popolo di Israele. E questa è un'opera del Signore, deve essere anche questa cantata, ricordata. C'è un altro bel canto, sempre di una donna, ce ne sono anche altri, il cantico di Anna. Avete presente nel libro di Samuele, Anna, una donna sterile, che veniva presa in giro, umiliata per questo motivo. Lei prega il Signore gli concede un figlio, e Anna riconosce che è un dono di Dio, e allora canta. Ecco, vedete come il canto nasce dal riconoscere un beneficio, e non può essere detto in un altro modo il grazie al Signore, la lode, perché il dono è così grande, così sproporzionato, che l'unico modo per esprimere questo grazie è il canto. Il cantico di Anna, che è un canto bellissimo, che esprime la sua gratitudine a Dio, ed è una specie di modello per la preghiera degli umili, dei poveri di Yahweh, i poveri del Signore. Esprime una spiritualità di coloro che non hanno grandi forze, ma chiedono al Signore aiuto e ottengono risposta. È una preghiera che poi sarà, possiamo dire, anche un modello, se vogliamo, per il cantico del Magnificat, perché Maria, ecco, dirà delle parole molto belle e molto simili in alcuni punti al cantico di Anna. Ecco, dopo aver concepito per opera dello Spirito Santo, Maria davanti ad Elisabetta nel cantico del Magnificat in alcuni punti sembra quasi citare questo cantico di Anna. Ecco, l'Antico Testamento ci aiuta molto a comprendere anche il Nuovo Testamento. E se vogliamo, ecco, continuare in questa carrellata, in questo percorso sulla Bibbia nell'Antico Testamento, c'è una figura di spicco, sicuramente c'è una figura che emerge su tutte le altre, ed è la figura del re Davide. Perché Davide era un musicista, era un cantore, sapeva danzare, e addirittura con la sua musica riusciva a liberare il re Saul da un influsso di uno spirito cattivo. Quando Saul era angosciato, depresso, faceva chiamare Davide, che era ancora un ragazzo, alla sua corte. Davide suonava, cantava, e Saul si calmava, e dice la Bibbia, lo spirito cattivo si allontanava da lui. Il popolo ebraico riconosce in Davide l'autore di tutti i salmi, almeno questo secondo la tradizione antica di Israele. Davide sarebbe stato colui che ha composto i salmi, ha ispirato la preghiera del popolo di Israele. E c'è un punto che dice proprio questo, che Davide, quando
fece sistemare l'arca di Dio nella tenda, nel santuario, chiamò alcuni leviti perché stessero sempre davanti all'arca del Signore per celebrare, lodare, ringraziare Dio, suonando strumenti musicali, arpe e cetre. E poi dice anche i tamburelli, quindi tamburelli e trombe, quindi tutti i tipi di strumenti vengono usati per la lode. Allora, ecco, questo canto, questa preghiera davanti al Signore deve essere fatta con arte, accompagnata con la musica, e deve essere continua. Davide ci teneva a questo. Ecco, il re che era stato unto dal Signore per quella missione, quando succederà a Saul, ecco, deve provvedere che la liturgia sia ben curata, deve essere tutto preciso, preparata bene e con degli addetti al canto e alla musica. Ecco, allora cominciate anche a vedere da dove proviene anche un po', in un certo senso, la nostra liturgia, perché tante nostre preghiere sono i salmi di Davide. Ecco, qui ci sono le radici anche della preghiera cristiana. Ecco, poi vedremo meglio questo aspetto. Ecco, Davide provvede a organizzare la liturgia. Salomone farà lo stesso nel grande tempio che farà costruire, ancora di più. Ma ci sono anche altri tipi di cantici che non sono tutti allegri. Ci sono anche i lamenti, le lamentazioni, i lamenti funebri. Davide scrive un lamento per la morte di Saul e per la morte di Jonathan, figlio di Saul, che era grande amico di Davide. E questo lamento è importante perché Davide vuole che sia ricordata la morte del primo re di Israele. Ecco, allora il canto serve anche per accompagnare il momento triste, il momento del lutto. La sofferenza trova sfogo nel canto. E questo davvero nel popolo di Israele diventerà una vera e propria abitudine, quella di cantare lamenti funebri, di cantare i lamenti anche sulle tragedie del popolo, su Gerusalemme, quando verrà distrutta, il libro delle lamentazioni. Nella tradizione di Israele, ecco, tutte le preghiere, la maggior parte di queste, sono raccolte nel libro dei Salmi. Il libro dei Salmi contiene 150 composizioni ed è il vertice proprio della preghiera di Israele. Questo libro contiene tutti i tipi di preghiere. Davvero è una raccolta che comprende tutti i sentimenti che possono attraversare il cuore dell'uomo, con una particolarità: e questi sentimenti vengono presentati a Dio. Niente viene censurato, niente viene messo da parte. Israele sa che può dire tutto a Dio. A Dio si può dire veramente tutto. E allora non si vergogna neanche di esporre la sofferenza più profonda, anche la disperazione, anche l'odio, in qualche modo trova posto in questi salmi. Perché? Viene sfogato, viene presentato a Dio anche questo, che fa parte della vita dell'uomo. L'angoscia, la paura, anche l'esperienza del peccato, della fragilità dell'uomo, trova un grande posto nel libro dei Salmi, ma al tempo stesso anche il riconoscimento della dignità dell'uomo. Dice un salmo: Signore, tu mi hai fatto come un prodigio. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, Salmo 8. Ecco, il riconoscimento sia della piccolezza, della fragilità, ma anche della grandezza dell'uomo.
Ecco, Dio vuole questo dialogo con Israele, vuole un continuo dialogo. La particolarità dei Salmi è che Dio stesso chiede ad Israele, ecco, di rivolgersi a Lui, di parlare con Lui. Dio ispira la preghiera di Israele. I Salmi sono parola di Dio. Ecco, questa è proprio la caratteristica per cui i Salmi sono una preghiera, possiamo dire, anche diversa dalle altre preghiere, magari, che si sono poi, anche nella storia della Chiesa, che sono state formulate. Perché i Salmi sono parola di Dio. Hanno questo valore in più. È Dio stesso che ha suggerito come rivolgersi a Lui. E una cosa bella che c'era nella tradizione del popolo ebraico era questa, che Davide ha scritto i Salmi, e ogni salmo che Davide pronuncia lo pronuncia in riferimento a se stesso e anche a tutto il popolo. Non è solo, ci sono dei salmi individuali, è un io che si rivolge a Dio. Altri sono collettivi, parlano di un popolo, un noi. Altri sono un invito, voi lodate il Signore. Ecco i salmi che ascoltiamo anche nella liturgia. Ma c'è sempre una comunione nel popolo di Israele con il re Davide, l'autore dei salmi, e per noi cristiani questa comunione è con Cristo, che noi riconosciamo come il nuovo re, il nuovo Davide. Gesù ha pregato i salmi e la Chiesa continua a pregare i salmi in Gesù, con Gesù, perché è la preghiera di Gesù, la preghiera che lo ha accompagnato durante la vita terrena. Gesù pregava come gli ebrei. E in alcuni momenti, in alcuni punti del Vangelo, ci sono anche delle citazioni che Gesù fa, dei salmi. Sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È una citazione del Salmo 22. Ecco, Gesù fa sua la preghiera dei salmi. E quindi ci indica, in questo modo, che deve essere anche la nostra preghiera. Ecco, una cosa molto importante, ricorrente nel libro dei Salmi, è il ruolo che ha il creato. Ecco, davvero, come dicevo prima, continuamente il creato ritorna e viene lodato Dio per il creato, ma il creato viene invitato ad unirsi a questa lode verso Dio. Ci sono tanti salmi che sono un invito alle creature, ecco, ad unirsi a questa lode. Ecco, ci sono altri temi, altre tipologie di preghiere. Comunque, oggi Don Nicola avrebbe dovuto dirci proprio questo, il ruolo che hanno i salmi e questi cantici biblici nella vita della Chiesa. Ecco, noi li usiamo continuamente, i salmi. Allora dobbiamo avere questa coscienza. Ecco, è parola di Dio, è il Signore che ci insegna come rivolgerci a Lui. Viviamo questa preghiera in comunione, in unione con Gesù, che li ha pregati e li continua a pregare nella Chiesa. La liturgia delle ore, che è la preghiera quotidiana della Chiesa, continuamente affonda le radici nei salmi, nei cantici anche dell'Antico Testamento. Si potrebbero citare tanti altri cantici dell'Antico Testamento, ma non voglio stancarvi con questo tema. E ve lo dico soltanto brevemente, ci sono anche i canti del servo del Signore. Il libro di Isaia, noi li ascoltiamo quando? La Settimana Santa. Ecco, nella Settimana Santa ci sono i quattro canti di Isaia, i canti del servo del Signore. E guardate, Gesù dirà che in lui si sono compiute
le parole scritte da Mosè, dai profeti e dai salmi. Lo dirà ai discepoli di Emmaus. Bisognava che si compisse tutto quello che era scritto su di lui in Mosè, nella legge, nei profeti e nei salmi. Tutto parla di Gesù. Anche i salmi parlano di Gesù. Quando sentite a volte in alcuni salmi che si dice ho fatto una promessa a Davide mio servo, stabilirò per sempre il tuo regno. Di quale regno si tratta? Ti darò un discendente che regnerà per sempre. Questo discendente è Gesù. I salmi regali parlano del re che è Gesù. Ecco, allora ricordiamoci che davvero i salmi sono una parte importante della preghiera della Chiesa e sono l'espressione di ogni stato d'animo, davvero della vita umana, cioè davvero ogni situazione viene portata a Dio con queste preghiere. Situazione individuale, ma situazione anche collettiva. C'è questa profonda unione tra chi prega e tutto il popolo. Secondo alcune ricerche, il libro dei Salmi non è stato composto dai grandi letterati antichi, ma dal popolo. È una preghiera popolare, perché il popolo continuasse una preghiera personale o in piccoli gruppi, continuasse a meditare, ecco, sulle opere di Dio. Infatti i salmi spesso ripercorrono quello che Dio ha fatto col suo popolo. I salmi di lode o di ringraziamento spesso fanno un elenco di tutte le opere che il Signore ha compiuto e poi c'è un ritornello. Rendete grazie al Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Ha fatto grandi prodigi in Egitto, eterna è la sua misericordia. E ha aperto il Mar Rosso, eterna. C'è questo continuo meditare sulle opere che il Signore ha compiuto, per non dimenticare. Ecco, una meditazione continua della bontà del Signore. Un altro tema proprio fondamentale, questo della provvidenza di Dio. Adesso, prima di passare a una seconda parte, facciamo una piccola pausa perché chiediamo a Chiara di farci ascoltare un altro canto, un altro salmo, proprio della raccolta dei Gen Rosso, che si intitola A te si stringe l'anima mia, vero? Grazie. Circondato
passiamo adesso a vedere almeno qualche punto della preghiera che c'è nel Nuovo Testamento, della preghiera del canto, soprattutto quando la preghiera diventa espressione di lode, espressione che deve essere vissuta anche nella liturgia. Intanto, se ci pensiamo bene, i Vangeli iniziano proprio con dei cantici. Il Vangelo di Giovanni inizia con un inno, il prologo. E i Vangeli sinottici, almeno Matteo e Luca, iniziano con dei cantici. Il cantico di Zaccaria, il Benedictus, in cui ecco, viene lodato il Signore perché sta preparando ormai ecco, la sua salvezza e per la nascita di Giovanni Battista, il Magnificat di Maria, il Gloria che cantano gli angeli a Betlemme in occasione proprio per annunciare ai pastori. E poi c'è anche il cantico di Simeone. Allora, ecco, anche qui c'è lo stesso motivo. Le grandi opere di Dio devono essere espresse nel canto. Non c'è altro modo per dire, per rispondere a quello che Dio sta facendo, che non sia, ecco, innalzare una lode. E queste preghiere, queste quattro in particolare, sono parte della preghiera quotidiana della Chiesa. Il Benedictus nelle lodi mattutine della liturgia delle ore, il Magnificat nei Vespri alla sera, il cantico di Simeone nella Compieta, con l'ultima ora del giorno, e il Gloria nella celebrazione eucaristica. Questi quattro, queste quattro perle che sono nei Vangeli, è come se in un certo senso continuano ad accompagnare il mistero dell'incarnazione che veniva celebrato nei Vangeli, che continua nella vita della Chiesa. Cristo rimane presente nella Chiesa, in modo particolare nella liturgia e nell'Eucaristia, e allora si cantano quegli stessi canti che hanno preparato e accompagnato la sua venuta nel mondo. Ecco, si continua a cantare con quello stesso spirito. Ecco, il Signore è rimasto in mezzo a noi e noi lo dobbiamo lodare con quelle stesse parole dei primi attori, spettatori, di coloro che lo hanno visto e incontrato per primi, ecco, in particolare. Zaccaria, Maria, Simeone, gli angeli, ecco, coloro che hanno assistito in prima persona. E allora la Chiesa continua a, ecco, come faceva Israele, a fare memoria nella sua liturgia attuale di quel mistero di salvezza, come il popolo di Israele doveva fare sempre memoria, ricordare e celebrare per rendere presente il Signore. Così noi nella Chiesa continuiamo a pregare e a celebrare perché il Signore rimane presente in mezzo a noi. E un particolare modo di pregare lo troviamo negli Atti degli Apostoli, perché si dice che gli Apostoli continuavano ancora un po' a frequentare il Tempio, ma poi si dice anche che pregavano nelle case. E a un certo punto c'è una preghiera straordinaria quando si riuniscono Pietro e Giovanni dopo un episodio che li aveva visti in carcere. Dopo il primo miracolo del paralitico, loro vengono incarcerati, poi quando vengono, diciamo, liberati provvidenzialmente, si riuniscono agli altri fratelli e si dice che pregano con un salmo, tra l'altro, pregano con questo salmo e dicono: davvero, Signore, si è compiuto quello che era scritto per mezzo di Davide,
davvero i principi e i capi si sono riuniti contro il tuo servo Gesù. E poi dicono: ora Signore, stendi la tua mano, compi altri prodigi, perché si veda, ecco, la verità, si veda davanti a tutti, davanti a questo popolo, che tu sei il Signore. E in quel momento si dice che il luogo dove si trovavano cominciò a tremare, cioè, furono riempiti di Spirito Santo di nuovo dopo la Pentecoste, e poi vanno in giro e continuano, ecco, a predicare. La preghiera, come il momento in cui si riunisce questa comunità degli apostoli, ecco, legge, rilegge le scritture, invoca il Signore, riceve una forza nuova e parte per l'annuncio. Ecco, la preghiera nelle case, la preghiera nel piccolo gruppo degli apostoli che inizia, ecco, ad accompagnare la sua missione. C'è un altro momento negli Atti degli Apostoli in cui c'è un episodio molto bello, in cui Paolo e Sila si trovano in carcere e si dice, al capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, anche loro iniziano a cantare, a pregare, e le porte del carcere si aprono, le catene si spezzano, tutti vengono liberati, e quei poveri carcerieri sono terrorizzati, e addirittura uno diceva che si voleva togliere la vita, ma Paolo gli dice: non lo fare, ecco, credi nel Signore. Lui si converte e viene battezzato insieme alla sua famiglia. Come qui la preghiera ha una forza di liberazione e di manifestazione del Signore. Ecco, sono soltanto alcuni episodi. Nelle lettere, però, nelle lettere di San Paolo c'è un continuo richiamo. San Paolo non rinuncia mai ad invitare le sue comunità a pregare. Dice con queste parole: intrattenetevi a vicenda con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore. Questa è proprio una raccomandazione che fa San Paolo nella lettera agli Efesini. Nella lettera ai Colossesi dice la stessa cosa: la parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente, ammaestratevi, ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. Anche San Giacomo lo dice nella sua lettera: chi tra voi è nel dolore preghi, chi è nella gioia salmeggi, eccetera. Ora, per concludere questa parte biblica, proprio con l'ultimo grande libro di preghiere, dobbiamo anche riconoscerle diverse preghiere cristiane che sono state composte, possiamo dire, che si trovano nel Nuovo Testamento e che fanno parte ancora, anche queste, della liturgia della Chiesa. Sono gli inni che sono nelle lettere di San Paolo, lettera ai Filippesi, lettera ai Colossesi, Efesini, si leggono tante volte nelle seconde letture, in particolare in alcune feste, ma soprattutto nel libro dell'Apocalisse, che ci sono almeno 10 grandi preghiere, 10 grandi inni, con una particolarità, che sono gli inni che cantano i santi che si trovano già nella Gerusalemme celeste, davanti al trono di Dio. Nell'Apocalisse c'è la liturgia celeste. Ecco, è come se in quel libro noi possiamo gettare uno sguardo sul canto perfetto, sulla lode perfetta che viene fatta nel cielo. E perché? Perché noi sulla terra siamo invitati, con la nostra liturgia, ad unire le nostre voci a quelle voci, ad unire il nostro cuore mentre siamo in cammino, mentre siamo nella tribolazione, nella prova, ecco, a saperci unire anche a quella preghiera di lode, che è la preghiera perfetta. E poi ci sono anche delle preghiere, ecco, di supplica
per coloro che sono proprio nella sofferenza, che chiedono, c'è una preghiera in particolare molto forte che dice: fino a quando, Signore, non farai giustizia? Fino a quando non mostrerai il tuo volto? Ecco, il popolo, o meglio i cristiani, erano in un periodo di grande prova nel libro dell'Apocalisse e chiedono al Signore di intervenire. C'è la supplica. E allora, ecco, viene mostrato anche il premio per coloro che resistono, per coloro che perseverano. E il premio è proprio quello che i martiri o i santi hanno già ottenuto, ecco quel premio, ecco quella visione della gloria di Dio nel cielo. E anche questo fa parte della liturgia della Chiesa. Ecco, questi canti che sono nell'Apocalisse, noi li preghiamo spesso nelle nostre liturgie. Ecco, se vogliamo un po' raccogliere quello che ci dà la Scrittura, ecco, dobbiamo trarre anche qualche conclusione che ci può servire anche concretamente per la nostra vita di fede, per le nostre comunità, per le nostre parrocchie e anche magari per dei servizi che svolgiamo. Beh, innanzitutto per la nostra crescita personale. Ecco, sapere che la preghiera della Chiesa, la preghiera continua, si nutre della parola di Dio. La liturgia delle ore, la liturgia eucaristica in particolare, ecco, ci offrono questa possibilità di unirci alla preghiera di Cristo. Ecco, il corpo che si unisce al suo capo, che è Cristo, nella liturgia. E lo fa soprattutto, ecco, in questa lode. La lode comprende anche la sofferenza, perché c'è la consapevolezza che il Signore è presente. E anche noi, come faceva il popolo di Israele, al Signore possiamo e dobbiamo dire tutto. Dobbiamo portare tutta la nostra vita. Ecco, farla entrare in questa dinamica della preghiera. E nel culmine, che è la preghiera eucaristica, la liturgia eucaristica, davvero siamo invitati a far confluire tutte le nostre preghiere. E diceva anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, ci dice questo, che nel canto possiamo trovare una fonte di comunione sempre più alta con il Signore. È importante però, come diceva San Paolo, cantare di cuore, cioè coinvolgere anche i nostri sentimenti. Se pensiamo alle parole che usiamo nella liturgia, noi ci accorgiamo che c'è già tutto. E la preghiera dei Salmi, per esempio, è fatta in modo tale da poter essere personalizzata. E lo capiamo quando la viviamo, questa preghiera. Ecco, quando noi preghiamo i Salmi, ce ne accorgiamo e ci è facile identificarci e mettere dentro le nostre emozioni, le nostre paure, le nostre situazioni presenti. È una preghiera che è per noi, è fatta per ogni uomo. Non è prerogativa di qualcuno, è la preghiera dell'umanità, possiamo dire. Una cosa che diceva Sant'Agostino, che ci può un po' aiutare, è che noi non dobbiamo però curare così tanto la forma, sarebbe ottima cosa, devo dire, curare bene. Abbiamo visto quanta cura c'era anche nel popolo di Israele,
all'esecuzione dei canti con tutti gli strumenti, con i cori, ma dice Sant'Agostino, la forma non deve prevalere sul contenuto e sul senso del canto. Cioè noi dobbiamo sapere che nel canto stiamo rivolgendoci a Cristo, presente in mezzo a noi, e come diceva San Paolo, canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente, dice San Paolo. Che vuol dire? Non solo con le emozioni, ma anche con la ragione, attento a quello che sto dicendo, a cogliere il significato delle parole che pronuncio nel canto. Allora è una preghiera piena, e senza dimenticare davvero qual è il senso della preghiera. Qualche altra indicazione preziosa ci viene anche dai padri della Chiesa, dagli altri padri della Chiesa. Diceva San Basilio che quando si canta a Dio con il cuore pieno di Spirito Santo, San Basilio che era un grande teologo dello Spirito Santo, diceva che quando si canta a Dio col cuore pieno di Spirito Santo, il canto assume un valore carismatico. Carismatico vuol dire che riempie di doni le persone che stanno lì. Il canto attira i doni di Dio sulla comunità che prega, che ascolta, che partecipa. Ecco, l'animazione del canto nella comunità deve essere un'animazione carismatica, cioè fatta con il cuore pieno di Spirito Santo. Non basta una esecuzione perfetta, non basta aver fatto tante prove di canto, che ci vogliono, ma ci vuole la preghiera. Il canto è preghiera. Se non c'è spirito di preghiera, e quindi se non c'è comunione tra le persone che stanno cantando, quel canto non serve, anzi, è quasi un peccato, è quasi, in un certo senso, profanare quella parola che cantiamo. Ecco, allora, ci vuole l'unione del cuore, della mente e dei cuori, la comunione. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che il canto così diventa una speciale grazia che accompagna la vita dei credenti, porta con sé un contenuto invisibile arcano e l'anima viene agevolata nella sua elevazione verso Dio. Se voi ci pensate, il canto aiuta. Il canto, ecco, quando è fatto con il cuore, guidato, ispirato da Dio, aiuta gli altri ad elevarsi a Dio. È l'esperienza che facciamo, spero, anche tutti noi. E è davvero un tesoro di inestimabile valore per la nostra comunità. Se voi ci pensate, il canto, che c'è sempre stato, ecco, l'abbiamo visto dal tempo di Israele, dall'Esodo, ci deve essere sempre, perché la Chiesa oggi non può smettere di cantare, perché vuol dire che non vede più il Signore presente. Se il Signore è presente, dobbiamo cantare. Se vediamo le sue grandi opere, dobbiamo cantare. Se la Chiesa è muta, se vengono meno i cantori nelle nostre comunità, perdiamo un elemento fondamentale. Non ce lo possiamo permettere. Quanto è importante, allora, questo aspetto nella liturgia. Non è un dettaglio. È un elemento fondamentale che deve spingere tutto il popolo alla lode di Dio. Se manca questo, gli animi non vengono elevati a Dio, ed è grave.
Magari abbiamo fatto la messa, noi preti, in modo impeccabile, ma non abbiamo cantato. Nel nuovo messale ce l'hanno messe apposta le note, la nuova edizione del messale, questo Don Nicola ce l'avrebbe detto stasera, i vescovi hanno voluto inserire le note in alcuni punti per la melodia, perché noi sacerdoti dobbiamo a volte, ecco, cantare, alcune parti vanno cantate, non è facoltativo. Sant'Ambrogio diceva: il canto ha un grande potere, quello di mettere in fuga il diavolo e di sbaragliarlo e di creare difese contro ogni tentazione. Se non cantiamo, ci manca qualcosa di importante. Il canto davvero libera da questo carcere, come Paolo e Sila. Libera, il canto ha un potere liberante per l'anima, per il cuore, anche per la mente. Quante volte torniamo a casa, se abbiamo partecipato a una bella liturgia, e ci portiamo a casa quei bei canti e ne facciamo preghiera continua. Deve essere così, no? Siete d'accordo? Ok. Il canto sacro, un'altra cosa veramente importante, deve coinvolgere tutti. Cioè non ci deve essere il coro che esegue e gli altri che ascoltano, bello spettacolo. Vabbè, ogni tanto si può fare un bel concerto, benissimo, ma normalmente la liturgia deve permettere a tutti di cantare, anche ai bambini, anche agli anziani. Perché se quelle persone non cantano, hanno pregato di meno, gli è mancato qualcosa. Il canto deve coinvolgere tutti, deve elevare tutti. O perlomeno, anche se non tutti cantano, ma devono poter seguire il canto, farlo proprio, essere dentro il canto, dentro la preghiera, non rimanere fuori. Ad ascoltare, oh che bello, quanto mi è piaciuto. No, hai pregato? Questo mi devo chiedere, io che guido il coro, per esempio. Questo mi devo chiedere, ma hai pregato? Ma sei riuscito? Ti abbiamo aiutato a pregare? La facciamo questa domanda ogni tanto a chi partecipa? Sei riuscito a pregare con questi canti? Sono canti nuovi? Magari mettiamo dei sussidi, dei libretti, dei testi. Lo dobbiamo fare, non è facoltativo. Mancano, vabbè. Allora cerchiamo di farli. Va bene, Camilla? Ok. Ho quasi finito. Sapete che diceva Giovanni Paolo II sul canto? Ve lo leggo. Il canto per il Signore non invecchia mai, possiede una sorprendente vitalità. È un'affermazione di vita, di gioia, di speranza e di fede cristiana. Riempie di entusiasmo tanta parte del nostro tempo, dei nostri interessi e delle nostre energie. Vi ricordate alle GMG, Giovanni Paolo II, quando non poteva più cantare, seguiva così il canto, eh? Stava cantando. Allora, non è, se lo faceva anche in quella condizione e voleva che si cantasse e apprezzava tantissimo. Qualche giorno fa ho visto un video dove c'era Giovanni Paolo II che seguiva un canto, adesso non mi ricordo, ma era rimasto così contento che poi è sceso e è andato a fare, insomma, a chi aveva eseguito, adesso non mi ricordo. Bene, poi se mi viene in mente ve lo dico. Lasciamo perdere. Allora, concludiamo. Sant'Agostino, quante lacrime versate ascoltando gli accenti dei tuoi inni e cantici che risuonavano dolcemente nella tua chiesa.
Sant'Agostino diceva questo perché nella Chiesa del suo tempo i canti avevano questa dolcezza, questa forza capace di commuovere. Una commozione violenta, diceva Sant'Agostino. Quegli accenti fluivano nelle mie orecchie e distillavano nel mio cuore la verità, eccitandovi un caldo sentimento di pietà. Le lacrime che scorrevano mi facevano bene. Sant'Agostino. Avete sentito questo passaggio? Dice: quegli accenti fluivano nelle orecchie e distillavano nel mio cuore la verità. Cioè un piacere sensibile che porta la parola di verità nel cuore. Arriva fino in fondo il canto, ha questa forza, il canto carismatico, e produce sentimenti che fanno sciogliere il cuore. Diventa un cuore di carne, anche il cuore più indurito davanti a certi canti si scioglie. Penso ai canti del rinnovamento, ai canti dei Gen, ai canti del cammino neocatecumenale. Veramente hanno una forza, certi canti, anche molto attuali, molto contemporanei, che ci aiutano a entrare nella preghiera. Concludo con questo testo di Sant'Ambrogio. Diceva Sant'Ambrogio, nella sua opera dedicata al commento dei Salmi: quale grazia è più ricca di quella che si ottiene nel canto di un salmo? Per questo Davide disse queste parole: lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene. È veramente così, diceva Sant'Ambrogio. Il salmo, infatti, è benedizione dei fedeli, lode di Dio, elogio del popolo, plauso di tutti, parola adatta ad ogni uditore, voce della Chiesa, professione di fede, devozione sublime, letizia di liberazione, grido di allegrezza. Il canto mitiga l'ira, placa le ansie, dà sollievo alle afflizioni. Il canto è un'arma che ci protegge nella notte, è una fonte di insegnamenti lungo il giorno, ci fa da scudo nel timore, riempie di festa il cammino di santità, manifesta il volto della nostra serenità. L'ultima frase, bellissima, dice: nel canto la dottrina gareggia con la bellezza. Mentre si prova diletto cantando, si acquista conoscenza di dottrina per ammaestramento. Io ho imparato alcune pagine della Bibbia che non avevo mai sentito, mai letto, ascoltando i canti. Penso anche voi. Conclude Sant'Ambrogio: il canto ispirato spinge chi esegue e chi ascolta alla virtù. Se suonato con il plettro dello spirito, fa scendere sulla terra la dolcezza della musica del cielo. Bene. Ecco, allora diamoci da fare nelle nostre comunità, perché c'è questa ricchezza che non ci possiamo permettere di perdere. Spero che Don Nicola, quando potrà insomma prossima volta, ci aiuti ancora, ci dica qualcosa in più, proprio anche per l'organizzazione, per le nostre comunità. Però ecco, oggi abbiamo visto quanto è grande il valore del canto
ispirato del canto liturgico, del canto come preghiera, quanto bene può fare ai singoli e alle comunità, a chi esegue, a chi ascolta, quanto ci unisce tra di noi e quanto ci eleva al Signore. Ci permette di entrare nella preghiera e ci accompagna quando usciamo. Ecco, dobbiamo crederci però, dobbiamo farne un'esperienza profonda. Magari io penso una cosa, perché nessuno ci obbliga a frequentare solo una chiesa, solo un... no? Ci sono magari delle comunità un po' più vivaci, dei gruppi che... conoscerli. Ci sono delle realtà, penso ai movimenti, alle associazioni, magari alcune parrocchie. Cioè davvero conoscere canti nuovi, esperienze che fanno parte del tesoro della Chiesa e che ci permette di riportare lì dove siamo qualcosa in più. Curiamo questo aspetto sia per noi personalmente, perché ci fa bene, specialmente in questo periodo, ci tira su, E non è un modo per non pensare, anzi è un modo per pensare di più. Non è la canzonetta che sento alla radio, quella mi distrae. Non sono i vincitori del prossimo festival o di quello scorso. Questo davvero può fare solo male, o comunque può allietare alcuni momenti, ma non ci dà un valore, non ci dà una grazia. Ecco, il canto biblico, il canto ispirato, il canto liturgico ci arricchisce. Io mi fermo e vi ringrazio anche per avermi ascoltato. Forse stasera non dovevo fare tutto io, perché ci doveva essere anche Don Nicola. A proposito, approfitto anche per portare i saluti del Vescovo, che doveva venire anche lui ma ha avuto alla fine un contrattempo. Comunque, se Dio vuole, ci rivedremo tra un paio di settimane, sempre qui, e ci saranno, ecco, se Dio vuole, anche Don Nicola e anche il Vescovo per il prossimo incontro. Non so se volete fare un intervento o se vogliamo continuare un po' a discutere di queste cose, possiamo anche farlo in altri modi, però ecco, io spero che questa sera ho potuto darvi questo messaggio e che davvero ci diamo da fare in questo senso. Va bene, grazie a tutti.